Oh, quello di YouTube. Io sono Mustang interista. Ma scusate, ma come si fa a giocare così? Cioè, ma io non ne esco a testa alta da questa sconfitta. Non ne esco a testa alta. Questo non è uscire a testa alta. Non è uscire a testa alta, perché allora il Siviglia ha meritato di vincere. Sono stati dei figli di Troia alla fine, ma hanno meritato di vincere, hanno meritato di vincere, hanno giocato meglio. C'è stata, cioè, avevano delle idee. Noi abbiamo giocato senza idee questa partita, in attacco e in difesa, perché anche i gol che hanno fatto loro, la difesa era impreparata, impreparata la difesa. Poi vabbè, l'autogol, hanno avuto culo anche rocambolesco, ma oggettivamente hanno giocato meglio loro, hanno giocato meglio loro. Noi solo lanciare per Lukaku, non sappiamo fare niente, una squadra senza idee. Cioè, ma guarda, ma io mi domando però, ma è possibile? È possibile che ogni volta che l'Inter trova una squadra che è un po' più blasonata, perché il Siviglia in Europa League è più blasonata dell'Inter, è possibile che ogni volta perdiamo? Ogni volta. E col Borussia Dortmund si perde, col Barcellona delle riserve si perde, con la Juve si perde, con la Lazio si perde sempre, ma è possibile? Ma dai, dai, in Coppa Italia si fallisce, non mi va sta cosa, non mi va giù. Ma poi anche, e seconda cosa, e questa che è un'altra cosa mi fa incazzare, ma Conte, ma tu non vedevi i giocatori che erano sulle gambe nel secondo tempo? Ma li vedevi che non correva, il centrocampo non c'era più, non c'era, Lautaro era morto, già non ha fatto una bella partita. Nel secondo tempo, era un cadavere, era... Cambi, fa sti cazzo di cambi, hai Eriksen in panchina, buttami Eriksen, buttami Candreva, no Moses, ma come fai a buttare Moses, stai perdendo 3-2, butti Moses butti, che corre e basta, non sa fare niente, ha dei piedi che sono ridicoli, ha avuto l'occasione davanti alla porta, si è là ingamberato, non so, va veramente, Sanchez Poreto anche, lo metti, ma non ti fa, cioè... Cioè, cosa doveva fare? Era infortunato, è entrato, si vedeva che non era in sé, ma tutta la squadra mentalmente oggi non c'era, la testa non c'era. E a me dispiace, perché io ho detto che l'obiettivo era arrivare almeno in finale, l'abbiamo raggiunto. La stagione di quest'anno è stata meglio dell'anno scorso, ma giocare alla finale così, ma non si può, ragazzi. Non abbiamo giocato bene. Primo tempo ci sta anche essere in parità, ma il secondo tempo non c'era idee. Sembra sto tic 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 e bastoni De Vrij Godin, bastoni Da Young, poi torna indietro e poi dopo la perdi perché dopo Gagliardini non è un giocatore da Inter. Cioè, io mi domando, io fossi Eriksen, mi vedo che sono la riserva di Gagliardini, mi viene da piangere, veramente mi togli, non so, la voglia di giocare, essere riserva di Gagliardini, a uno gli togli la voglia di giocare, è come uno come Eriksen che ha i piedi, dopo entra. Ma non entrerà mai in partita sto ragazzo, come fai? Questo dovrebbe essere il cervello del centrocampo, il giocatore che si infila tra le linee, entra poco, cioè ha giocato un quarto d'ora, quanto ha giocato, non lo so. Poi Candreva, spiegami Candreva nel recupero, Conte, spiegamela questa cosa. No, era una roba assurda. Poi Lukaku anche, che ha fatto anche una bella partita in realtà, per carità, però che cazzo, anche tu, ma come vai a colpire quel pallone? Cioè, dai, su, cioè, ma brucia tanto, cioè io in realtà adesso sono più triste che arrabbiato, perché questo non è il modo di giocare una finale. Cazzo, sono 9 anni che non giochiamo una finale e questo è il modo di giocare. 9 anni fa, cioè, abbiamo giocato la finale, vabbè, seppur di Coppa Italia, c'erano i campioni del triplete, vabbè, che... Vabbè, era l'anno insomma di transizione, quello dopo. Un trofeo me l'hanno portato a casa. La mentalità vincente ha trionfato. Avevano segnato Eto'o e Milito. Questa squadra non ha mentalità vincente. Lukaku ha fatto 34 gol, sì. Ma dimmi che cosa ha vinto Lukaku. Ok, ha fatto una gran bella stagione, eh. Sono contento io di Lukaku. Oggi ha fatto questa cagata, vabbè. Però sono contento della sua stagione. Basta. Così. Non c'è una squadra vincente. E c'è un allenatore che... Io lo dico e lo ripeto da sempre, finché giochi con la difesa a 3 in Europa non vai da nessuna parte. E oggi hai perso Conte, hai perso. Dara, non ti do neanche tanto colpa per il modulo, perché non potevi fare i cambi prima, secondo me. Dai un po' di fiato a sto benedetto centrocampo, anche Biraghi magari mettilo. A me non piace Biraghi, però mettilo che ti dà un attimo di corsa, di fiato. Young era morto, non ce la faceva più, alla fine anche lui è sparito, non giocava più Young. Non ha neanche messo Biraghi, zero. Da sta fiata sto centrocampo, dai. E poi ripeto, sto modulo che
Vabbè, oggi è in secondo piano in realtà questo modulo. Però in Europa non vinci, non vinci con la difesa a 3 Conte. Vuoi cambiare un po'? Metti sta cazzo una difesa a 4. Io ho sempre, i mesi scorsi dicevo, ma perché non giochiamo a rombo? Perché non giochiamo a rombo che abbiamo i giocatori per giocare a rombo? No, no, ma dai, su. Vabbè, raga, cioè, è inutile che stiamo qua. Poi dopo Lautaro oggi non c'era con la testa. Questo giocatore a volte c'è e fa bene, con la testa oggi non c'era e basta. Non do neanche voti oggi, sinceramente, perché non ho proprio le palle di dare voti. Sono troppo arrabbiato, darei tutte insufficienze. Farò un video forse più avanti col pagellone totale della stagione, ma oggi proprio non mi sento di dare voti a nessuno, perché potrei dare dei voti molto bassi per la rabbia che ho dentro, la delusione che ho dentro. E basta, ragazzi, non voglio aggiungere altro. Delusione totale. Dopo 9 anni giochiamo una finale e perdiamo. Pazienza, ragazzi, pazienza, ce la dobbiamo mettere via. Io sono triste, ripeto, non ne esco a testa alta. Io speravo anche se per di perdere a testa alta. Non perdo a testa alta. Vabbè, ragazzi, ci salutiamo e vi dirò. Ci rivedremo col pagellone o con qualche gameplay. Adesso vedremo. Vi saluto. Sempre forza Inter, anche se adesso sarà dura smaltire questa delusione. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi, mettete like.